a volte la relazione che noi viviamo con il nostro Signore, la relazione che noi abbiamo, è una relazione che comunque è determinata da alcuni vincoli, che sono i miei vincoli, che sono i nostri vincoli, e che purtroppo relegano Dio solo sotto certi aspetti della nostra vita. Il Signore è colui che va oltre i nostri confini. Attraverso la croce ha dimostrato tutta la sua grandezza, tutto il suo amore, tutta la sua gloria, tutta la sua grazia. Quando parliamo di croce, anche lì noi non comprendiamo, fratelli e sorelle. Possiamo leggere tutti i libri che vogliamo, ma non comprenderemo mai fino in fondo quello che è stato fatto per noi. Il Figlio dell'Iddio Altissimo, che ha preso un corpo, si è immolato e che porterà i segni nell'eternità di quell'opera della croce. Nel cielo vedremo l'agnello di Dio, quello con le mani forate, con i piedi forati, un corpo segnato, seppur incorruttibile, seppur glorioso, dai segni della croce. Sono i segni dell'amore infinito di Dio, sono i segni della grandezza di Dio, sono questi i segni della grazia di Dio che raggiunge, va a raggiungere tutte le estremità della terra. E allora il mandato ai discepoli: andate per tutto il mondo, andate per tutto il mondo, predicate ad ogni creatura. A volte i nostri limiti, i nostri confini sono talmente forti che in un certo senso li vogliamo imporre a noi stessi e persino a Dio. Dio fa quello che vuole, fratelli e sorelle.